La vegetariana è il romanzo della scrittrice sudcoreana Ahn Kang che alla base del nostro spettacolo è stato definito un libro splendidamente irrisolto. È una storia allucinata, sfuggente, costellata di pieghe nascoste, che è impossibile chiudere in un unico significato. Mettiamo in scena la storia di una donna che sceglie di seguire fino in fondo il cammino di trascendenza dettato da un sogno indecifrabile. Smette di mangiare carne, di cucinare, di servirla per diventare un albero. Dice: devo dare acqua al mio corpo, non ho bisogno di cibo, ho bisogno di acqua. Nel libro, per fortuna, e anche nel nostro spettacolo, non c'è traccia di una spiegazione al comportamento di Yonghi. Non solo non c'è traccia di una spiegazione, ma in realtà tutta la storia noi la ascoltiamo non attraverso di lei, ma attraverso le persone che la circondano, che la osservano, che provano a capirla o che provano ad allontanarsene perché non riescono a capirla. Il marito, il cognato, la sorella, è attraverso di loro che seguiamo la possibile ragione, le possibili ragioni di una scelta profonda, semplice, incomprensibile, affascinante, seguire la via vegetale.